Buongiorno. No, no. Ah, salve, signor Roper. Non l'ho sentita entrare. Lo sai che hai lasciato la porta aperta? Adesso lo so. È pericoloso. Potrebbe entrare una persona indesiderabile. Sì, in questo ha ragione. Lo so. Ora la chiudo. Sei solo? Sì. Ah, meglio lasciarla aperta. Ma certo. Posso fare qualcosa per lei? Hai dei piselli surgelati? Piselli surgelati? Sì, quelli della Belpis. Voglio solo le etichette. Sta seguendo una dieta a base di carta? No, stanno facendo un concorso. Il primo premio è un viaggio a Reykjavik. Basta mangiare 3 scatole di piselli Belpis. E ti mandano direttamente a quel paese? Se non ti piacciono i piselli, hanno anche i fagioli. Ah, con 3 scatole di fagioli ci vai anche da solo. No, non credo che ne abbiamo, però può dare un'occhiata in cucina. Grazie. Belpis. E così l'ho rimandato indietro. Ciao, ciao, Jack. Ciao. Cos'è questo odore? C'è il signor Roper in casa. Stai di nuovo cucinando qualcosa di costoso, vero? E allora? Almeno in cucina fatemi scatenare. Niente, non c'è niente. Salve, signor Roper. Ma che casa è questa senza piselli e fagioli? Una casa innocente e tranquilla. Folli! Siete tutti folli! Sai benissimo che dobbiamo risparmiare sulle spese alimentari. Non possiamo permetterci di mangiare roba del genere ogni sera. Specie ora che uno di noi è disoccupato. Non c'è bisogno di tanti giri di parole, Chrissy. Lo sappiamo tutti chi è disoccupato. Perché non lo dici chiaramente? Va bene, sei tu che sei disoccupato. Che cattiva. Non ti facevo così maligna, Chrissy. Ma scusa, me l'hai detto tu. È tutto il giorno che leggo gli annunci pubblicitari. Giusto, fammi dare un'occhiata. In genere c'è un elenco di lavori part-time. Sì, ma non ce n'è uno che possa combinarsi con la scuola. Senti un po' questo qui. Cercasi giovanotto per vendere enciclopedie. Orario elastico, sì, buona percentuale. Sì, ci avevo pensato, ma non fa per me. Perché? Sai, vendere porta a porta, sentirsi dire di no da tutte quelle donne, io lo trovo deprimente. Ah, non vedo perché. Dovresti aver già fatto pratica con noi, no? Allora senti quest'altro. Cercansi indossatori, $10 l'ora. Simpatici, giovani, alti e bella presenza. No, non mi prenderebbero. Perché no? Sei alto. È vero. E giovane. È vero. E... al resto non baderanno. Oh. Dopodiché appoggiare una fetta di cetriolo su ogni palpebra e rilassarsi per 20 minuti. Il giardino sicuro le piante di fiori. Sei tu, Stanley? Sì. Dove eri andato? Non hai nemmeno fatto colazione. Sono sceso un secondo, dovevo... Che cos'è? Oh, niente, è per le zampe di gallina. Ma allora funziona, sono già tutte fuori. Non ridere troppo che ti si sgancia la mascella. Mastica lentamente, Stanley, perché è quella la tua colazione. Al supermercato ho preso la scheda per partecipare al concorso Belpis. Non devo far altro che rispondere a 10 domande, inventare uno slogan e spedire il tutto insieme alle etichette. E le etichette dove le hai prese? Al supermercato, si sono staccate per caso dalle scatole mentre passavo. Stai perdendo tempo, non hai mai vinto un concorso in vita tua. Ma sei sempre contro di me. Non ti ho mai sentito dire questa volta mio marito ce la farà. L'ho detto un'infinità di volte. Intere nottate. Dunque, vediamo un po' la prima domanda.
qual è la capitale dell'Ecuador? Ecuador. È una nazione, Stanley. Beh, per ora lasciamo stare. Veniamo allo slogan. Mentre tornavo a casa me ne è venuto uno. Senti, se vuoi il tuo mondo dipinto di mille colori, non dovrai far altro che mangiare i nostri fagioli. E per favore, vedi chi è? È il colmo. Neanche quando si parla di fagioli sai essere creativo. Buongiorno. Scusate se vi disturbo a quest'ora. Potreste prestarmi un rasoio? Ma certo, Stanley, va a prendere il tuo rasoio per Janet, per favore. Non ti serve per le gambe, vero? No, no, è per Jack. Per le gambe di Jack? No, adesso le spiego. Stava usando il suo rasoio elettrico. Uh-huh. E mentre stava a metà si è inceppato. Ma senti, è la storia della mia vita. Su, corri, è di là in cucina. Il mio rasoio è in cucina. Ci stavo tagliando i cetrioli, è l'unica cosa affilata. Sei molto gentile, ma non è necessario, grazie. Ma voglio aiutarti a trovare lavoro. Questi hanno la piega permanente. Sei fortunato, ti ho trovato un altro rasoio. Ah, che bellezza. No, no, non un rasoio come questo, voglio solo radermi, non mi voglio mica suicidare. Ti rado io, Jack. Vuoi scherzare? Che succede se mi tagli un orecchio? Ti dirò che mi dispiace. Già? Ma non ti potrò sentire, no, no. Non ti devi preoccupare, so usarlo. L'ho usato l'altro anno per radere mio nonno quando era malato. Ah, vuoi dire quello senza naso? Indovinato. Sanguinaria. Non fa niente, me la lascio crescere. No, non è pericoloso, non fare tante storie. Che vuoi che sia? Puoi prendermi la crema da barba, Janet? Certo. Vediamo. Dovrebbero esserci dei palloncini avanzati dalla festa. Ecco. Ti darò una dimostrazione. Guarda. Non mi convincerai certo regalandomi un palloncino. Sta tranquillo, non è un regalo. È così che imparano i barbieri. Prima fanno pratica sui palloncini. Ma se non hanno neanche la peluria? Vediamo se riesco ad arrivare fino in fondo. Fermo così? Comunque, non è la stessa cosa. La mia faccia è differente. Questa non ha gli zigomi interessanti e un mento fermo e volitivo. Nemmeno tu. Tienilo fermo. E adesso sta a vedere. Osserva che tocco delicato, sì. Guarda. Ah, vedi? Ah! Ma dove diavolo è Freddy? Abbiamo un mucchio di lavoro da fare. Non lo so. Ma mentre aspettiamo ti scatto qualche fotografia, Va bene. Ah, e che cosa facciamo oggi? Una nuova serie che si chiama Porno Materassi Proibiti. E una pagina centrale. Fantastico! Sono anni che non faccio una pagina centrale. Non è per te, tesoro, è per Freddy, se si deciderà ad arrivare. Come mai le pagine centrali toccano sempre agli uomini? Beh, volete la parità? Senti, Harvey, vuoi che mi metta le calze a rete con quel bel reggicalze di pizzo nero? Per questo servizio no, soltanto i nei, capito? Non posso mettermi il reggicalze, ho un brutto raffreddore. Mettiti la parrucca. Ai! Mi scusi. Cosa c'è? Buongiorno, sono venuto per il vostro annuncio. Senta, voglio essere sincero con lei. Non ho nessuna esperienza e so che avrà molti candidati. Capisco che preferirebbe che avessi delle referenze e una certa esperienza, ma sono una persona seria e le assicuro che mi impegnerò al massimo. Può chiedermi tutto quello che vuole, signore. Come ti chiami? Jack Tripper. Bene, sei assunto. No, grazie. Sul serio? Mi sembra che lei sia in forma, no? Sì, certo, torace 95, vita 70. Ah, bene, bene, quanto arresto? Fantastico. Adesso spogliati. Sì? Si tratta di indossare costumi da bagno? Oh, no, costumi adamitici. Qualcosa che non va. Io credevo che si trattasse di fare l'indossatore. Insomma, vuoi questo lavoro o no? Sì, ma non voglio posare spogliato. Non spogliato, nudo, è diverso. Che differenza c'è? Oh, una differenza abissale, direi. Spogliato è volgare. Nudo è arte. Oh. E le mie sono fotografie d'arte. Mi tolga una curiosità, per chi sono queste fotografie?
Nodo profondo. Scusi? Cos'è nudo profondo? Lo conosci, Playboy? Certo. Nudo profondo è più artistico. Spogliati, coraggio. No, 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 non credo che mi interessi, grazie. Ti vergogni del tuo corpo? Sta scherzando, è solo che ho certi principi. Ci sono delle cose che non intendo fare, una sei di queste... Sei venuto per predicare o per beccarti $10 l'ora? Dove mi devo spogliare? Vai là dentro. Ciao, scusi, ma buongiorno, non credevo che questo spogliatoio fosse occupato. Bella che sei. Stavo dicendo che non credevo che voi foste, che tu fossi, che lei fosse occupato lo spogliatoio. Chi è? Sembra che questo spogliatoio sia occupato. Allora usa quello libero, non ti pare? Eh? Oh, è giusto. Ci vediamo. Già fatto. Meglio approfondire. Quella è Sally. Sally, questo è Jack. Userò lui invece di Freddy. Ciao, Jack. Ciao, Sally. Sei carino. Anche tu, tu di più. Sarò pronto tra qualche minuto. Senti, scusa, Sally. Sì? Perché non cominci tu? Io posso aspettare, è un mucchio di tempo. Ma poseremo insieme, sciocco. Mi scusi d'un momento, non mi ha detto che dovevo posare insieme a una ragazza. Perché ti senti in difficoltà? Tutti e due spogliati. Nudi. Nudi. Ma che dirà la mia famiglia, i miei amici? No, a me servi solo tu e la ragazza. Volevo dire, se mi vedessero, insomma. Ma chi? La mia famiglia, i miei amici, se mi vedessero oh, lì, che cosa... Non ti preoccupare, con i giochi di luci e ombre che creerò intorno, nessuno vedrà la tua faccia. Ecco, ho qui un esempio. Questa è una foto che ho scattato ieri. Adorabile. Ma scusi, io qui vedo una, due, tre, quattro persone ci sono. Cinque? Ciao. Ciao. Com'è andato il lavoro? A gonfie vele. Adesso vendo enciclopedie. Eh? Come sarebbe? Volevano che posassi spogliato. Nudo. Mi hanno chiesto di spogliarmi, ma te lo immagini. Oh, quanto mi dispiace. Ti hanno guardato e ti hanno rifiutato. No. Non gliene ho dato l'occasione, me ne sono andato subito. Ah, perché? Andiamo, Janet. Ti figuri a vedermi dentro una di quelle riviste pornografiche. Ma non lo so. Io credo che in fondo avresti fatto la tua figura. No, invece farò un sacco di soldi vendendo enciclopedie. Come mai hai accettato quel lavoro? Non ti deprimono le donne che dicono di no? Non ci saranno sconfitte. Ho questo manuale di vendita che mi ha dato Morris Morris. Morris Morris? Sì, è il direttore delle vendite. Si chiama Morris Morris. Forse sua madre vendeva fotocopiatrici. Già. È una persona eccezionale. La prima settimana mi accompagnerà lui per farmi sentire più a mio agio. Janet, mi ascolti? Mi danno una percentuale di $50 per ogni enciclopedia da $300 che riesco a vendere. Sempre ammesso che tu ci riesca, Jack. Ma è semplice. Non dovrò far altro che seguire parola per parola il manuale di vendita. Che ci vuole? Ti faccio vedere. Sì. Tu sei la mia cliente potenziale, va bene? Attenta. Questa è la porta d'ingresso. Ci sei? D'accordo, vediamo. Dunque... Toc, 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 toc. Che stai facendo? Guardo prima dallo spioncino. La prudenza non è mai troppo. Non mi confondere, sono già nervoso. Allora. Sono entrato. Oh, via. Scusa. Stampato presso... No, questo no. Ah, che bel divano a tre posti. Fa una bellissima figura qui nel salotto, signora. Oh, grazie. Che cosa? Non è una mia idea. C'è scritto qui. Ti spiegano cosa devi dire parola per parola in ogni situazione. Oh. Oh, ma davvero? La prego, si sieda. Grazie, con piacere. Dunque, sei imbarazzata? Vengo subito al punto, signora. Certamente anche lei pensa come noi che la cultura è la chiave che apre... Oh. Che stai facendo? Mio marito si è imbarcato 10 mesi fa e non tornerà prima di 2 anni. Oh, poveretta, mi scusi, dicevo, la chiave che apre ogni porta a uno studente e con il nostro programma accuratamente preparato siamo in grado, fa anche la rima, non mi provocare, Janet, programma preparato, siamo in grado di fornire le basi per affrontare qualsiasi... Janet... Vuoi smetterla di soffiarmi nell'orecchio?
Arvo, perché ti dà fastidio? Non hai detto che il manuale prevede ogni situazione? Sì, aspetta un momento, non ho finito, ecco. Il programma che ho appena del preparato della... Ecco la mia enciclopedia! 6 miglia enciclopedia! Ma che state facendo? Niente, sto cercando di venderle un'enciclopedia. No, eh? Sì? Parla! Allora avevo visto giusto! Ha parlato! Ti senti bene? All'attacco! Grazie. Beh, dovrò pur far pratica con qualcuno, no? Devi far pratica? Falla con me, sembra divertente. Sono pronta. No, mi servirebbe una donna vera. Vado retro, Satana. Oh, ecco il signor Romper. Brutus in fabula. Scusa, non sai per caso qual è la capitale dell'Ecuador? Che cosa? Ah, sì, aspetti che glielo dico subito. Abbiamo qui l'enciclopedia. Dunque, vediamo. Ecuador comincia con lei. Grazie, ero molto bravo in geografia. Una volta sapevo tutto, ma con queste nuove nazioni che saltano fuori da un giorno all'altro, io... Già. Ecco qui, Ecuador. Vediamo, la capitale si chiama Quito. Chi? Quito. È un libro molto utile, non mi dispiacerebbe averne una. Già, è un libro molto utile, vero? Sì, grazie. Allora, a che punto ero? Ci stavi dicendo che hai bisogno di un vero cliente, ricordi, amore? Già, se trovassi... Roper! Santo cielo, come ho fatto a non pensarci prima? È già venduta, ragazze! Stasera si cena alla grande! Che tipo? Ecco qui, Helen! 2 settimane a Reykjavik. Vado a spedirla. Non stai sprecando la saliva, Stanley. Tanto non vincerai. Mi scusi, signor Roper, volevo parlarle un attimo. Torno subito, parla con mia moglie. Va bene. Salve. Buongiorno, signora Roper, sto conducendo un'interessante indagine di mercato. Ah, beh, in questo caso entra pure. Grazie. Ah, che bel divano a 3 posti, fa una bellissima figura in salotto. Veramente a 2 posti ed è orribile. Già, dunque, mi dica, signora Roper, ha mai desiderato di sapere qualcosa di più, per esempio, sulla pittiopolo... sull'epidemiologia? Ah, adesso ci sono! Stai vendendo enciclopedie! No. Cioè, sì, ma non devo dirlo. Devo parlare solo di cose come, ecco, l'elefante di Sumatra, sì. Trattasi di creatura affascinante. Non tutti ne sono a conoscenza, ma si accoppia soltanto una volta l'anno e quando si accoppia fa festa. Gente, come lo capisco. Ecco. Ho fatto appena in tempo, sai? Volante come Jumbo. Carina questa. Me la vendo con l'enciclopedia. Hai detto Jumbo? Jack si è messo a vendere enciclopedie. Sì, guardi che libro meraviglioso. Un mondo di notizie a sua disposizione, qui. Guardi, vediamo. Ecco, questa è... l'anatomia maschile, perfetta in ogni suo particolare, ed è anche a colori. Oh, sì, deve essere interessante. Molto veristico. Ti dirò. Vedi, Stanley, tutta questa roba qui non ce l'ha più. Quale roba, scusa? Parlo dell'appendice. E dietro c'è tutta l'anatomia femminile completa, sempre a colori. Già. E ancora dietro c'è flora e fauna del continente nordamericano. Sì. Ah, interessante. Quanto hai detto che costa? Se vende una di queste gli danno una percentuale di $50. Ah, finalmente possiamo mangiare. Aspetta, Janet, perché non gliela compriamo noi? Intanto vado a farmi un po' di tè mentre rifletto sulla tua idea. Salve, signorina, sono il signor Morris. Salve. Morris. Salve. Sono venuto per vedere il signor Tripper. Lei non è sua moglie, per caso? No, ma fra qualche minuto sarà qui. Intanto si accomodi, si sieda. Oh, grazie. Oh, eccola qui. Che bella enciclopedia. Sì. È per questo che è venuto. Esatto. Vuole scusarmi un momentino? Ma si figuri. Janet, di là c'è un signore che è venuto per l'enciclopedia.
Un cliente, vuoi sì. dire? Oh, dobbiamo trattenerlo il più a lungo sì. possibile. Buongiorno. Oh, buongiorno. La signora Tripper? Io no. Oh, sa, viviamo tutte e tre insieme. Chi si contenta? La prego, si sieda. Grazie. Ecco, si accomodi. Non sono meravigliosi questi libri? Oh, altro che! Sono rilegate in similpelle con decorazioni in vero similoro. E strapieni di notizie similutili. È vero? Allora ha deciso di acquistarla? Sì, sì, no. No! No, credevamo che fosse un cliente. Oh, santo cielo, io le vendo. Devo accompagnare il signor Tripper e insegnargli il mestiere. Alcuni moduli sono complicati. Ah, ma allora lei deve essere Morris Morris. Esatto. Mm. Accidenti, ma come hai fatto a indovinarlo? Cosa? Scusate, ma dov'è il signor Tripper? È sceso un attimo al piano di sotto. Sta vendendo un'enciclopedia. Oh no, è andato da solo. Ma non è istruito, non può fare tutto da solo. Bene, se vuol firmare qui. Qui? Sì, ecco. Oh no, qui. Qui? Sì. No, qui devo firmare io, mi dispiace. Qui allora? Sì. No! Sì, sì, deve firmare qui, sì. Ecco qua, così ci siamo. Oh, buongiorno signora, mi scusi, vorrei parlare un momento con il signor Tripper. Ma certo, è qui, entri pure. Oh, ma che bel divano a tre posti, fa una bellissima figura in salotto. Signor Morris, ho appena concluso la mia prima vendita. Oh, che bravo! E questa è la sua firma, signor Tripper? Sì, signore. E questa è la sua, signor Roper? Esatto. Congratulazioni. Grazie, grazie. Le comunico che lei ha appena comprato un'enciclopedia. Grazie. Il signor Roper ha diritto alla percentuale di $50. Ah, evviva! No, aspetti, ci deve essere uno sbaglio. Ormai il contratto è fatto. Un corno, aspetti che lo modifico. Signor Roper, le dispiace? No, no, mi sta bene così. Lo credo bene. Ho un'idea, perché non ci mettiamo il francobollo? E così lo mandiamo a Reykjavik, farà un figurone. Meglio del divano a tre posti, della sua dannata enciclopedia e dell'elefante di Sumatra che si accoppia una volta l'anno, da cui è nato lei, lo ammetta. Sì. Ciao. 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 Dov'è la tua enciclopedia? Che è successo? L'ho restituita un altro giorno con Morris Morris e sarei diventato pazzo pazzo. Ragazzi, ho trovato un ottimo lavoro come primo cameriere al Pizza Paradise. Fantastico. Secondo me dovevi continuare a fare il modello. Eh? Ecco, una ragazza in ufficio aveva per caso una copia di Nudo Profondo, lo riconosci? Guarda qui, Janet, è uno schianto. Jack è un vero simbolo del sesso. No, non sono io, lo sapete, non ho mai posato per loro. Dammi quel giornale. Sì, per... certo, il viso è in chiaroscuro, non si vede molto bene, ma quei piedi li riconoscerei dappertutto, non è così, Janet? Sì, sì, è vero, sono i suoi. Quelli non sono i miei piedi. Ah, e quelle ginocchia. E quell'anca. E che ne dici di Chrissy? No? Guardavo il torace villoso. Ve l'ho detto, quello non sono io, vi sbagliate. Oh, andiamo, Jack, non hai bisogno di mentire con noi. No, specie adesso. Ah, l'ho preso. Jack, preso. Fermati. Oh, no, Jack, torna, 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 tor